Ciao a tutti ragazzi, da Zebra. Napoli-Empoli, 2-0 per il Napoli. La differenza la fa la panchina. Ragazzi, prima di continuare, iscrivetevi al canale, forza, dai, 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 iscrivetevi al canale, forza. Aspetto solo voi, ragà, forza. Ragazzi, la differenza la fa la panchina a Napoli. Ecco quando dico la compattezza, il Napoli è completo, ragazzi, è completo. In una stagione ci sta, cioè nel primo tempo, ragazzi, il Napoli non è riuscito a sfondare, andare in porta. Ha giocato, possesso di palla altissimo, ha creato le occasioni, ma l'Empoli è stata anche brava ad arginare questo fiume in piena che è il Napoli, ad arginare le azioni pericolose, ad arginare questo modo di giocare del Napoli. Ha creato un buon. Sono stati compatti, coesi. Una squadra che al momento in cui recuperava il pallone ripartiva. Un buon primo tempo comunque da parte dell'Empoli. E il Napoli che comunque ha creato. Che succede? Cosa volevo dire durante una stagione? Durante una stagione può succedere che sono quelle partite con quelle squadre piccole che non riesci a sbloccare, non riesci. Però poi alla fine la grande squadra la sblocca in un altro modo, cioè in questo caso Spalletti nel secondo tempo fa dei cambi, a mio parere erano quelli che avevo pensato io, cioè mettere un po' di imprevedibilità davanti. Lozano ragazzi segna il calcio di rigore e fa prendere al capitano dell'Empoli l'espulsione. Cos'è? Lozano dà imprevedibilità, dà movimento, dà profondità, non dà il punto di riferimento a dove lui si trova. Quindi mette in difficoltà e dà scompiglio nel rigore dell'Empoli. E così è successo. Osimhen, ragazzi, Osimhen oggi non molto lucido, però alla causa Napoli dà una forte mano, dà il rigore se lo procura lui. Quindi alla fine, ragazzi, il rigore c'era perché al momento in cui lui va col corpo, ma gli mette la gamba davanti, lo va a ostacolare e lo fa cadere. Per me il rigore c'era tutto quanto. Zielinski ha segnato Zielinski, ragazzi, altro centrocampista che a me fa impazzire. Anche lui fresco, con le qualità che ha. L'Empoli già in 10, non può fare solamente che far gol, ragazzi. Quindi con questo cosa voglio dire, ragazzi? Che Napoli dimostra di essere una grande squadra perché in momenti di difficoltà, quando non riesce a segnare, dalla panchina peschi il jolly, in questo caso i jolly, e vai e vinci la partita e te la porti a casa. Ragazzi, gli scudetti si vincono in questo modo, si vincono in questo modo. Noi alla Juventus le abbiamo vinte anche così, le abbiamo vinte anche così. Quindi complimenti al Napoli, però voglio anche dire complimenti all'Empoli. Fino a quando la grande squadra non si è riversata su di lei, la post buttata a terra, però fino a quando ha mantenuto un buon Empoli, un buon Empoli. Quello che non potevo fare di più in casa di una squadra forte, ragazzi, forte non solo a livello italiano, ma a livello europeo. È un livello europeo. Quindi i complimenti vanno ancora al Napoli. Napoli che non si ferma mai, continua la sua corsa verso lo scudetto. Vedremo in futuro, ma adesso la squadra più in forma, più forte di tutto il campionato italiano. Con questo, ragazzi, io vi saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao, raga.